Vortice di anime. Pam 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 pam. Non mi ricordo assolutamente cosa dobbiamo fare. Mi farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. Non so cosa devo fare. Ah, devo solo colpirlo. Minchia, Ade regna. Quello l'ho sentito da qui. Purtroppo è una sessione che devi sapere cosa devi fare, ok. Ora abbiamo capito bene o male cosa dobbiamo fare. Purtroppo Ade fa un sacco di danni. Mi farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. Lo so. Più che altro, scusami un attimo, ma le sfere qui... Sì, Ade, regna! Non ho capito se le sfere gliele posso rompere. Arrenditi, Ade! Oh! Diamo fuoco alle polveri! Dammi la vita! Ok, abbiamo evitato... Aia! Quello l'ho sentito da qua! Ah, ma non mi fa danno se gli vado contro. E allora... Allora easy. Oh, fuck. E allora facile. Anche perché puoi interrompergli l'attacco. Quindi... Veramente. No. No. Puoi veramente interrompergli gli attacchi continuamente, quindi è facile. Siamo già a metà vita. Colpito. Aia, ecco. Fermo. Dai, è facile. Ce l'abbiamo. Non mi ricordo quando è che però dice sta battuta della potenza di fuoco, sai? Niente. Dai. Che è fatta, Ade. Mi chiedo se ci sia un modo per semplificare la battaglia. Però, in teoria, non è difficile, anzi. È più facile questo che i livelli di corsa, veramente. Magari la difficoltà sta nell'evitare i colpi e le fiamme blu, però... Non potrai mai vincere, Ade. No. Veramente una cavolata, Ciao, Ade. A meno che non sia ancora finita. No? Finita? Beh dai, a parte il primo tentativo che è stato un attimo di prova, però non è stato difficile, anzi, ci abbiamo messo meno a fare questo che altri livelli. Vediamo quanto abbiamo fatto di monete. Minchia, 42%. Però me l'ha contato. Abbiamo preso tutti i vasi. Abbiamo preso tutti i vasi. E vabbè, un pezzo di video del film che non vi posso far vedere, ovviamente, per evitare problemi di copyright. Gioco completato. Bello, allora, devo dire che è più impegnativo di come me lo ricordassi. Mi ricordavo per bene tutti i livelli fino alla città. Dalla città in poi ho avuto un attimo difficoltà di memoria. Però il gioco è bello. Cioè, ancora oggi secondo me è un classico Disney che vale veramente la pena di essere giocato e di ricordare esattamente così. Il vero problema, devo essere sincero, è stato il centauro. Quello, fino a che non mi sono ricordato com'è che funzionava il combattimento, ho avuto un attimo di problemi, però è stato fattibile. Ade, in realtà, di tutti i boss è il più semplice, perché basta che lo segui, non ti fa neanche danno andargli contro, continui a mazzare di spadate, fine del livello.
E con questo, signori, abbiamo completato Disney Hercules. Altro grande classico della Disney, come già vi ho detto. Bellissimo gioco, davvero un gioco da ricordare, soprattutto del bel periodo in cui la Disney e la DreamWorks facevano film e giochi subito poco dopo. Veramente, grandissimo, bellissimo periodo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti!